Pace e bene a tutti, bentornati con il nostro appuntamento con la santità. Oggi, 1° agosto, ricordiamo Sant'Alfonso Maria de Liguori. Ascoltiamo. Alfonso nacque a Napoli il 27 settembre del 1696 dalla nobile famiglia de Liguori. Ottenne a soli 16 anni la laurea di avvocato ed esercitò con brillante successo la professione forense per molto tempo, fino a quando decise di abbandonare il mondo per seguire la voce di Dio che lo chiamava al sacerdozio. Divenuto sacerdote, si esercitò nella predicazione popolare e nell'insegnamento del catechismo. A tutti rivolgeva la sua parola semplice, caritatevole, senza ricercatezza, e per predicare il Vangelo dei poveri fondò la Congregazione Religiosa dei Redentoristi. Fu autore di molteplici opere letterarie, teologiche e di celebri melodie. natalizie, tra cui la famosissima Tu scendi dalle stelle, derivato come versione in italiano dall'originale Quando nascette Ninno. Scrisse numerosissime ed importanti opere, fra le quali è celebre la Teologia morale in diversi volumi, ed ebbe il merito di aver preparato la definizione e la propagazione dei dogmi dell'infallibilità pontificia e della verginità di Maria. Nel 1762, a 66 anni, fu eletto vescovo di Sant'Agata dei Goti. Esercitò l'episcopato con grande zelo e, dopo 13 anni, colpito da gravi malattie, domandò ed ottenne di essere esonerato dall'episcopato e ritornare nel suo istituto. Morì il 1 agosto del 1787, alla veneranda età di 91 anni. Sant'Alfonso, un uomo molto molto dotto ma con una grandissima capacità, ossia quella di saper comunicare sì agli ambienti della più alta teologia ma anche a quelli del popolo, quindi riuscire a trasformare i bei valori del cristianesimo e della profonda conoscenza di Dio data dalla scienza teologica proprio per i più poveri, per i più umili. Ed ecco che sono scaturiti tanti tesori e io vado un po' con il cuore qui, primo tra tutti il bellissimo canto Tu scendi dalle stelle, che forse siamo un po' fuori contesto perché noi siamo abituati a sentirlo durante il periodo natalizio, richiama un po' il freddo, anche la neve, proprio il freddo e il gelo in questi momenti molto molto caldi. Io voglio riportare all'attenzione perché la strofa recita: O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. O Dio beato, ahi quanto ti costò l'averci amato. Questa immagine poetica del bimbo, bimbo Gesù visto tremare lì al freddo nella mangiatoia, questo è stato anche un po' del prezzo dell'amore, il prezzo che Dio ha dovuto pagare per poterci salvare, per poter venire tra noi incarnato. Allora, con questa bellezza, proprio con questo caldo, io voglio riproporvi questa immagine di Gesù bambino che trema dal freddo, che trema e che soffre perché vuole essere uno di noi. Allora, Sant'Alfonso, che ci ha donato questa immagine poetica, ci guidi, ci custodisca in questo cammino di scoperta del bambino Gesù incarnato. Sant'Alfonso prega per noi.